Il mondo del fintech, che cos'è e quali sono le trasformazioni in atto oggi? Quali i benefici che sta apportando a noi consumatori e quali saranno i futuri sviluppi dei servizi che offrirà? Tutto questo e molto altro lo abbiamo chiesto a Michele Mattei, manager per il Business Development, Planning e Control del gruppo Aruba. Io sono Tommaso Allegra e questo è Fintech 24. Fintech 24, blockchain, mobile banking, criptovalute e investimenti digitali per comprendere innovazioni, pericoli e opportunità dell'economia del futuro. Cari ragazzi, eccoci qui su Fintech 24. Oggi con noi abbiamo, eccoci di nuovo tra noi sul canale Fintech 24. Allora, oggi abbiamo con noi Michele Mattei. Ciao Michele, benvenuto. Ciao, ciao. Ti chiedo subito, raccontaci un po' di te, raccontaci un po' che fai nella vita. Allora, io attualmente sono un manager per il Business Development, Planning and Control del gruppo Aruba. In particolare mi occupo della business line cloud, quindi lo sviluppo nei mercati internazionali del cloud del gruppo Aruba. Durante la mia esperienza lavorativa ho fatto per lo più consulenza con alcuni big della consulenza delle Big Four, quindi in particolare ho lavorato in Accenture in Spagna, poi ho lavorato in KPMG dove mi occupavo di M&A nei mercati finanziari, quindi operazioni di fusione e acquisizione tra banche e fondi di investimento. E mi sono avvicinato già ai tempi dell'università al mondo della finanza, mi piace tantissimo investire, mi piace tutto quello che concerne i mercati finanziari. E più di recente, diciamo negli ultimi 2 anni, mi sono appassionato al mondo del fintech e a tutto quello che è l'applicazione delle ultime tecnologie ai mercati finanziari. Bene, bene. Allora, a proposito di questo, vediamo un attimo di oggi la puntata, almeno nella puntata io vorrei trattare un tema a noi che sta molto a cuore, anche perché è lo stesso tema che riprende il nome del mio progetto, quindi anche il canale podcast del progetto, cioè cosa sono le fintech. Allora Michele, raccontaci un po' cosa sono queste fintech, le fintech o il fintech, il mondo fintech. Allora, partiamo da una definizione. Il mondo fintech intanto è quello che si può definire a tutti gli aspetti un vero e proprio mercato. Il mercato del fintech rappresenta l'applicazione di nuove tecnologie ai tradizionali servizi finanziari. Ti faccio un esempio molto semplice, quello che poteva essere prima un bonifico bancario, quindi l'andare in banca ed effettuare un bonifico, se effettuato tramite un'applicazione mobile è a tutti gli effetti un servizio fintech. Nello sviluppo, diciamo, di questo nuovo mercato, un mercato che comunque sia agli albori, che è nato negli ultimi 5, 6, massimo 10 anni, nello sviluppo di questo mercato sono nate appunto le aziende fintech. Sono per lo più startup, perché hanno veramente un'età brevissima in termini di nascita, quindi sono nate negli ultimi 2-3 anni. Sono aziende che si occupano di applicare nuove tecnologie a servizi bancari tradizionali, ma non lo fanno dal lato dei grandi player di mercato, quindi non lo fanno dal lato delle banche, ma lo fanno in maniera autonoma. Un esempio classico è quello delle banche digitali, ad esempio, soprattutto nell'est Europa, questo sta succedendo tantissimo, nascono quotidianamente banche che effettuano servizi bancari esclusivamente online, esclusivamente dall'applicazione mobile. Questo è un esempio classico di come una tecnologia innovativa come quella del cellulare, come quella delle applicazioni, stravolge un servizio tradizionale come quello bancario. Bene, bene. Allora mi sembra un po' superfluo chiederti e domandarti cosa c'era prima delle fintech. In realtà forse la domanda più corretta sarebbe da quando è iniziato a svilupparsi questo mondo fintech? Ma guarda, il quando penso che lo possiamo identificare con la nascita, diciamo, delle applicazioni mobile. Questo perché? Perché le altre tecnologie applicate al mondo della finanza o applicate alle banche sono sempre esistite. C'è sempre stato il trading ad alta frequenza, l'HFT, c'è sempre stato il trading algoritmico, c'è sempre stata una parte di infrastruttura importante dietro servizi bancari. Questo è sempre esistito, quindi le altre tecnologie nel mondo della finanza, nel mondo delle banche o comunque sia nei servizi finanziari in generale sono sempre esistite. Quando è che c'è stato un vero e proprio cambiamento? Quando questa parte infrastrutturale, questa parte, diciamo, tecnologica
non è stata solo nel, diciamo, nel background, nel back office delle banche, ma è diciamo, passata dall'altra parte, è passata dalla parte del consumatore. Questo accade, diciamo, a partire dal 2010 in poi, quindi con l'avvento degli smartphone, con l'avvento delle applicazioni mobile. Da quel punto in poi abbiamo visto come effettivamente chiunque potesse utilizzare un'applicazione ad alta tecnologia per usufruire di un servizio finanziario o bancario. I primissimi penso siano state le banche digitali, ti faccio un esempio anche nostrano come Fineco. Fineco è nata quasi esclusivamente online, ancora quando era stata fondata non c'era ancora, diciamo, il boom delle app, ma comunque è nata nel momento, è nata, diciamo, solo online e poi si è espansa aprendo le filiali fisiche. Questo, diciamo, è stato un vero e proprio spartiacque in questo mercato. Considera che io sono un cliente Fineco e sono uno dei più grandi fautori, perché lo consiglio veramente a tutti, per la semplicità che ho avuto nell'aprire il conto, non dovermi recare allo sportello, mandando semplicemente, facendo richiesta online, mandando i documenti online scansionati e avendo una risposta immediata, cosa che non mi è successo con altre banche, tra virgolette, digitali o che comunque si spacciavano come tali, di cui non voglio fare i nomi, ma che per esempio sottostavano al gruppo UBI, quindi lì sono dovuto andare in filiale, ho dovuto aprire il conto. Sì, diciamo che quello è un fisico travestito da digitale. Esatto, esatto. Però se ti piace Fineco, ti consiglio tanto anche N26, allora. N26 su cui io più avanti sicuramente farò una puntata, anche perché ho visto che è una grande rivoluzione. Assolutamente sì. Assolutamente. Allora, ti vorrei chiedere una cosa. Secondo te, quali sono i benefici che il fintech... no, scusami. Quali sono ad oggi le trasformazioni in atto? Cioè, nel particolare periodo storico che stiamo vivendo, con tutto quello che è l'avvento di blockchain, delle criptovalute, eccetera, eccetera, cosa sta accadendo nel mondo, nel panorama fintech? Allora, sicuramente la più grande innovazione, la più grande trasformazione è la decentralizzazione del potere, diciamo, la decentralizzazione delle transazioni. Che cosa vuol dire questo? Fino a poco tempo fa, ad esempio anche in Italia, avevamo il totale delle transazioni bancarie affidate ad un gruppo, una vera e propria manciata di banche che appoggiavano i loro servizi su 3 data center. Quindi questo vuol dire che se effettivamente succedeva un qualsiasi tipo di disastro contemporaneamente in tutti e tre, l'attività bancaria italiana fondamentalmente si fermava. Che cosa sta scadendo adesso? Attraverso la blockchain, che comunque sia è un depository di ledger distribuiti lungo la catena, questa accentralizzazione dei servizi viene a mancare. Quindi effettivamente, se mi va giù il data center in Polonia, io non ho assolutamente alcun rischio, perché il totale delle transazioni, il totale delle scritture non è tenuto in un posto solo, ma è effettivamente condiviso tra tutti gli utenti. Questa è effettivamente una vera e propria rivoluzione, perché non c'è più un singolo repository, non c'è più un solo posto dove andare a intercettare le transazioni, e c'è una quasi totale diciamo sicurezza sulle transazioni vere e proprie, perché effettivamente una transazione scritta su blockchain viene poi condivisa con tutta la catena, e quindi io ho una sicurezza quasi totale su quello che mi è successo. Perché viene replicata, no? Perché quindi di fronte a quello che potrebbe essere un'ipotetica perdita di dati, in realtà troviamo la stessa operazione scritta su tutti i device facenti parte, esatto, della catena. Esattamente. Questo è, diciamo, è la grande rivoluzione che sta avvenendo adesso, della quale siamo ancora agli albori. Allo stesso tempo, secondo me, c'è diciamo un cambiamento in quello che noi vediamo nelle istituzioni e nei grandi player bancari e finanziari. Cioè, prima la grande banca veniva vista un po' come un mostro enorme, un colosso contro il quale veramente non si poteva fare nulla. Era impensabile negli anni 90, negli anni 2000, aprire una banca. Era qualcosa che una persona normale non avrebbe mai potuto fare.
quotidianamente invece oggi nascono banche digitali. Nascono banche digitali non spin-off di altre banche, non finanziate da grandi gruppi, ma fatte da ragazzi, da persone che effettivamente dicono: sì, ho le tecnologie, ho le competenze, ho individuato un bisogno, lo posso andare a colmare con il mio prodotto. E questo è qualcosa che è veramente eccezionale, perché ti dà la possibilità di offrire qualcosa che gli altri non danno, ti dà la possibilità di aiutare il consumatore offrendogli un servizio nuovo o magari offrendogli qualcosa ad un prezzo più basso. E questo è effettivamente molto molto eccitante nel mondo dei mercati finanziari. E sembra anche una forma di insurrezionale, mettiamola così, perché sì. Se pensi che per almeno da quello che ho studiato sui libri, per aprire una banca e quindi diventare un banchiere, dovevi avere una copertura per tutto quello che poi era la tua raccolta di moneta dal pubblico, tale che andasse a coprire l'eventuale insolvenza. E quindi, cioè, se per aprire una banca avevo bisogno sì di raccogliere dal pubblico, ma quei soldi dovevano essere coperti, dovevano avere una copertura in qualche modo nel caso in cui le transazioni che andavo a fare mi fossero risultate in perdita quantomeno insolventi. Quindi, a titolo d'esempio, sì. No? Se ho 100 di raccolta dal pubblico, devo avere altrettanti 100 come asset depositati in azienda nella banca, tale che se vado a fare degli investimenti riesco a coprirmi nel caso in cui andassi a perdere il totale di quello che è stato l'investimento. Questo è vero, però ti posso anche assicurare che è molto semplificato. Esatto, ci sono mille modi per riuscire a senza esagerare, diciamo, a girare questa regola. Però effettivamente sì, questa era una delle, diciamo, degli ostacoli più insormontabili, oltre al fatto che effettivamente era molto complesso ottenere una licenza bancaria a prescindere dal tipo di funding che avevi, perché c'è tutta una trafila che va fatta con la Banca d'Italia, c'è un programma di attività che va stilato, ci sono dei requisiti a livello anche di professionalità delle persone che ci devono lavorare, che effettivamente erano complessi da incontrare da parte, diciamo, di una singola persona che doveva andare ad aprirla, oltre al fatto che effettivamente le attività della banca, della nuova banca, dovevano essere effettivamente importanti per arrivare in fondo, diciamo, a tutta la procedura. Assolutamente. Senti, ma a livello di consumatore finale, quindi mi immedesimo un po' come mi voglio immedesimare anche io come consumatore finale, quali sono i benefici che il mondo del fintech ha portato fino ad oggi e sta portando in questo momento, appunto, proprio per chi può usufruire di questi servizi, quindi del nostro bel consumatorino finale? Allora, guarda, secondo me principalmente sono tre, diciamo, per renderla molto molto semplice. Fondamentalmente sono tre. Il primo è la customer experience, quindi l'usabilità. Mm-hmm. Il secondo sono i costi. E il terzo è l'educazione finanziaria. Okay. Vado in ordine, parto dal primo. Okay. L'user experience vuol dire come effettivamente il singolo consumatore vive la gestione di quel servizio, vive quel servizio finanziario o bancario che sia. Effettivamente, fino a un po' di tempo fa, andare sull'home banking di una banca o allo sportello aveva quella che si può definire una customer experience pessima, perché non era decisamente pensato per far sentire la persona a proprio agio. Tu non è che ti senti proprio a tuo agio nel momento in cui vai in banca, nel momento in cui entri nell'internet banking, nell'home banking di una grande banca. Un po' perché le tecnologie erano ancora abbastanza antiquate, erano molto lenti, un po' perché effettivamente venivamo da un periodo in cui le banche non avevano bisogno di attrarre clienti, le banche si trovavano tanti clienti e non avevano alcun interesse nel rendere la loro esperienza migliore, perché tanto sapevano che li avrebbero conquistati comunque. Invece arrivano queste nuove applicazioni, questi nuovi servizi in cui ti rendono l'esperienza bancaria semplice, bella da vedere, intuitiva, con un click puoi fare veramente qualsiasi cosa, ti riconosce l'impronta digitale, ti riconosce il volto, è qualcosa che è effettivamente alla più quotidiano, più odierno, più moderno, più vicino al consumatore, che effettivamente alla fine gli sembra quasi un qualcosa di piacevole accedere all'applicazione della banca o magari fare un bonifico, togliendo il fatto che stai dando soldi a qualcun altro. Quindi è qualcosa che sembra quasi piacevole. Il secondo, che secondo me è anche, se non quello più importante, comunque se ci va molto vicino, è
che i costi effettivamente si abbassano. Si abbassano perché in Italia, se non sbaglio, nel 2018 il costo medio di un conto corrente si attestava sui 60 euro annui. Io effettivamente questo costo lo posso totalmente azzerare passando da una banca digitale, come può essere Fineco, come può essere N26, come può essere tante altre applicazioni, tante altre, diciamo, fintech che stanno nascendo quotidianamente nel mondo. Questo costo è tutto denaro che si tiene in tasca il consumatore finale e che non va più nelle tasche della banca. E ti dico anche un'altra cosa, le banche iniziano a risentirne di questi costi che non gli vengono, che questi soldi che non gli arrivano più in tasca, perché è qualcosa su cui le banche fanno margine tutti i giorni, perché certo. Io non dovrei pagare per avere un conto corrente presso di te, perché tu effettivamente non stai sostenendo quasi alcun costo. C'era il costo dell'infrastruttura digitale e dell'infrastruttura fisica, costi che sono stati ammortizzati ormai ere geologiche fa, e quindi è qualcosa che tu ti tieni senza offrirmi un vero e proprio servizio. Ok, assolutamente, però come tu giustamente mi insegnerai, di fronte a un servizio che viene erogato da un ente piuttosto che da un privato, ovviamente in qualche modo deve avere un suo ritorno, quindi ovviamente, certo. Quindi questo lo possiamo, al di là, e qua faccio la parentesi ma la chiudo immediatamente, al di là della speculazione bancaria che la banca può fare, può effettuare sul mercato attraverso i titoli, e quindi il guadagno, la perdita, no? Del detenere sì. Moneta liquida dei risparmiatori, investirli e poi tenerli comunque sempre a disposizione per loro, in qualche modo la banca deve tirare fuori, vuoi che una volta era anche il costo del bonifico, mi ricordo i miei genitori, esatto. Quando mia nonna diceva devo andare in banca a fare un bonifico, poi tornava, vedevo il cedolino e c'era commissione applicata sull'operazione. Oggi ci troviamo di fronte a un qualcosa che non ha più senso di esistere, esatto. Ma banalmente, se prima andavo anche in termini, adesso ribalto anche su un altro elemento, in termini di velocità, no? Con la banca che io avevo precedentemente facevo un bonifico 2 giorni e arrivavano i soldi, ok, quindi già avevo una dilazione. Sì. Oggi con la banca che ho oggi è in tempo reale, per non parlare poi di chi ha usufruisce lo stesso conto corrente nella mia banca, cioè in quel modo io posso fare un giroconto talmente veloce che è veramente in tempo reale, e quindi ho anche una velocità di movimentazione del mio denaro, per quanto sgradevole sia, perché ovviamente non è mai bello dare soldi i propri soldi a qualcun altro, però anche lì ho un riscontro immediato in tempo reale. Esatto, diciamo che è qualcosa che le banche si sono sempre ritrovate a dare come scontato, perché erano servizi che a loro venivano praticamente gratuiti, sulle quali potevano lucrare, giustamente, perché se offri un servizio è giusto farlo pagare, però c'è anche da vedere il rovescio della medaglia. Ad esempio, un bonifico fisico pagato 5 euro in filiale, capisci che prima o poi arriva qualcuno con una tecnologia disruptive, come è successo, che ribalta il mercato. In questo caso, ad esempio, inizialmente sono arrivate le banche digitali, le banche tradizionali hanno risposto togliendo le commissioni ai bonifici online, lasciando quelle allo sportello fisico. Questo va anche nell'ottica di una strategia più generica delle banche, che piano piano dismetteranno tutte le filiali, tutti gli sportelli fisici, andando verso una diciamo un'infrastruttura fisica rappresentata solamente dai bancomat. Okay. Questo è diciamo un po' quello che è l'evolversi del mercato bancario verso una sorta di fintech, o comunque sia verso una sorta di digitalizzazione. Ok, e invece mi dicevi il terzo punto. Il terzo punto è quello che secondo me è un pochino più interessante, che viene spesso tralasciato e al quale viene data poca importanza, che è secondo me l'educazione finanziaria. Siamo in un paese in cui c'è un'educazione finanziaria bassissima, nel quale non arriviamo al 30% di persone con effettivamente un'educazione finanziaria di base, senza contare un'educazione finanziaria avanzata. Questo è pressoché
incredibile quasi nel mondo moderno. E secondo me l'avvento delle realtà fintech e di molte applicazioni basate sulle nuove tecnologie aiutano le persone a capire effettivamente come gestire le proprie finanze e ad avvicinarsi ai mercati finanziari. Ti faccio un esempio molto semplice. Negli Stati Uniti è presente Robinhood, che è un'applicazione molto famosa che ti permette di acquistare azioni senza pagare le commissioni. Quella che sembra una stupidaggine e che è diventata un'applicazione da più di 5 miliardi di valutazione può comunque sì avvicinare le persone al mondo degli investimenti, che al giorno d'oggi è assolutamente fondamentale capire come i soldi non possano essere lasciati in banca a fare la muffa, ma debbano essere necessariamente investiti, altrimenti rischiamo di vedere un capitale liquido o un capitale risparmiato svanire nell'arco di pochi anni. Allo stesso tempo, un altro esempio molto particolare, anche molto molto attuale, è quello di Apple Card. Apple ha rilasciato nell'evento del 25 marzo una delle più grandi innovazioni degli ultimi anni per quanto riguarda i servizi, che è Apple Card, una carta di credito totalmente virtuale con anche volendo il corrispettivo fisico, che ci ritroviamo già all'interno dell'iPhone. Questa applicazione, questa carta di credito, viene accompagnata da un servizio di monitoring delle proprie spese, che ti fa capire effettivamente quanto hai speso, dove l'hai speso, quanto è il tuo budget mensile, quanto è il tuo budget annuale, e sono informazioni che non ho bisogno di andare a trattare, non ho bisogno di estrapolare, ma che mi trovo già diciamo spiattellate sul mio iPhone e posso vedere tranquillamente perché il mese scorso mi sono ritrovato 200 euro meno nel conto corrente. Questo è qualcosa che tutti noi dovremmo fare mensilmente in maniera continuativa e che secondo gli studi fa solamente il 30% della gente. Assolutamente, vanno sempre tenute monitorate le spese. Ti dico anche di più che dal mio punto di vista io utilizzo il wallet sull'iPhone dove ho registrato tutti i miei bancomat, tutte le mie infinite carte di credito e la cosa molto bella è che mi tiene monitorato, in che senso che se io voglio vedere questo mese quanto ho speso con la mia col mio bancomat, entro direttamente nella app e lui mi dà già un resoconto di quanto quante speso. Transazioni ho fatto, di quanto ho speso e tutto quanto, in modo che possa avere sotto controllo settimana per settimana, mese per mese, e comunque darmi una specie di, tra virgolette, passami te, una regolata, ok, su quanto sto spendendo. Ora, nella fattispecie non mi sento chiamato in causa perché giustamente, come ti dicevo prima, lavorando nel mondo degli acquisti e avendo sempre sotto controllo un po' quello che sono le spese di un'azienda, figuriamoci se non ho già... Figurati le tue, tu diciamo che fai parte di quel famoso 30%. Esatto. Sì. Allora, no, assolutamente, guarda, è qualcosa che, di fronte al quale anche io rimango veramente perplesso. Io non riuscirei mai a fare a meno dei miei 1000 fogli Excel che monitorano i miei investimenti, che monitorano le mie spese. Non so come fa la gente a non avere una parte simile. Ecco. Esattamente, che da un lato è un po', può sembrare noiosa, in realtà poi quando ti appassioni lo strumento Excel scopri che puoi andare dal micro dettaglio a farti dei report di business intelligence, di business analytics, sì, che sono pazzeschi, il tutto completamente automatizzato, per cui inserendo nel micro dettaglio un dato già ti viene fuori un primo dato parziale nel macro. Allora facciamo un attimo il punto della situazione su questi tre punti che vorrei riassumere per avere ben chiari quali sono i benefici che il fintech può portare per il consumatore finale. Abbiamo detto che molto sinteticamente, da una situazione di oligopolio, quindi da quelle poche banche che governavano un po' tutto quello che è il mercato finanziario, economico e finanziario, siamo passati con l'abbattimento attraverso la tecnologia delle barriere in entrata per nuovi player, e quindi oggi ci troviamo in un mondo più vario sotto il punto di vista bancario per l'introduzione di nuovi competitor. Inoltre abbiamo visto che possiamo andare a risparmiare qualcosa avendo un abbattimento sui costi e, in ultima battuta ma assolutamente non meno importante,
questi servizi ci possono dare una, diciamo, una prima infarinatura su quello che deve essere un'educazione finanziaria nella gestione delle proprie finanze e dei propri portafogli. Esatto. A questo punto mi viene spontanea domanda: quali sono secondo te i tre migliori servizi o le tre migliori applicazioni che tutti noi dovremmo avere o di cui dovremmo usufruire? Allora, questa è una domanda molto interessante sulla quale potremmo parlare penso 2 giorni. Ristringendo il mercato ai primi tre, ti direi sicuramente in prima posizione Robinhood. Robinhood okay. È una startup, come dicevo prima, americana, fondata in California da 3 studenti di un'università, della quale adesso non mi ricordo il nome, che vogliono dare al consumatore l'opportunità di comprare azioni senza pagare le commissioni. Quello che sembra una missione molto semplice è in realtà un mercato da miliardi e miliardi di dollari, mm-hmm. nel quale c'è un bisogno estremo di riuscire a raggiungere il consumatore con l'offerta migliore, e un'offerta senza commissioni è decisamente il meglio che si può trovare attualmente. Assolutamente. Basti pensare che in Italia si va da un minimo, penso di non aver mai trovato servizi che vadano sotto i 6 euro ad eseguito. Eseguito vuol dire per ordine messo in borsa. Assolutamente. Che per quanto può sembrare poco, se una persona magari investe, diciamo, alla Warren Buffett, quindi grandi investimenti da tenere tanto tempo, può non essere tanto, ma se uno fa il trader e quindi apre posizioni quotidianamente di posizioni in vendita e in acquisto, quei 6 euro vogliono dire una percentuale estremamente alta alla fine dell'anno sulle tue finanze. Quindi quello che fa Robinhood è qualcosa di assolutamente unico, importantissimo. Purtroppo non sono in Europa, stavano pianificando di sbarcare in Europa già da quest'anno, ma sembra che si siano un attimino fermati. Se posso, dico che in Europa c'è qualcuno che lo sta già facendo, che vuole farlo, è un'applicazione che si chiama Free Trade, fondata da 2 ex consulenti che dovrebbero riuscire, che già sono attivi in Inghilterra e dovrebbero entro la fine dell'anno essere presenti anche in Italia. Perfetto. E fanno esattamente lo stesso identico servizio. Un altro competitor, vedi? Esattamente, esattamente. E un'altra applicazione che secondo me tutti dovremmo usufruire, io ne dico una ma potrei dirne altre 1000 che fanno la stessa identica cosa, è N26. N26 è una banca digitale, completamente sì. Digitale, senza sportelli fisici in alcun modo, è nata in Germania e offre a costo zero un conto corrente con carta di credito, carta di debito allegata. Carta di debito intendiamo il bancomat. Esattamente, carta di debito, quello che diciamo in Italia, ad esempio faccio l'esempio di Intesa San Paolo perché è una banca che utilizzo più spesso, c'è bancomat, carta di debito fino a carta di credito. Ovviamente una banca digitale non interessava fare queste distinzioni perché sono per la semplicità per il cliente, e hanno estrapolato il tutto offrendo direttamente una carta di debito che può diciamo che può addebitare al cliente le spese anche il 15 del mese seguente, fornendo quindi un prodotto che va incontro a tutte le esigenze del cliente. Si appoggiano a Mastercard per questo, se non sbaglio, e sono state una delle primissime banche digitali, delle vere e proprie fintech banche digitali, e è un servizio estremamente utile, estremamente comune. Attualmente hanno più di 1 milione di clienti solamente in Europa e si stanno espandendo veramente, veramente a macchia d'olio. Bene. Esatto. E se ne posso dire una terza, certo, devi, rimanendo, assolutamente. Rimanendo un po' anche nei confini nostrani, qualcosa che con tanto orgoglio ti dico anche Satispay. Satispay è un servizio nato in Italia, nato a Milano, che permette di fare pagamenti digitali attraverso lo smartphone. Questo veniva prima di Apple Pay, prima di Google Pay, è semplicemente una transazione bancaria digitale fatta attraverso lo smartphone ed è utilizzato da più di 50.000 esercenti solamente in Italia. È un servizio che è nato in maniera molto interessante perché
fanno pagare zero commissioni sotto i 10 euro e una commissione veramente esigua, della quale adesso non mi ricordo la percentuale, sopra i 10 euro. E leggendo le prime interviste del fondatore di questa società, leggevo come loro si aspettassero effettivamente una spesa media decisamente inferiore ai 10 euro, perché dicevano la gente tenderà a spendere un pochino di meno per evitare di pagare quella fee, e invece si sono ritrovati con una spesa media più vicina ai 20. Quindi la gente preferisce utilizzare questo servizio, spendere poco ma spendere una fee, ma utilizzare un servizio che veramente gli piace, qualcosa che veramente è veramente comodo da utilizzare. È molto comodo, è molto comodo, e ti dico che secondo me il loro punto di forza è stato il famoso cashback. Ovviamente sì, ad oggi qualcosina è cambiato, perché ho sentito un po' di persone che la usano con regolarità, e per esempio su Milano, poi mi potrete assolutamente correggere se dico uno strafalcione, è cambiato, per cui il cashback non so se è stato ridotto piuttosto che effettivamente cancellato, a causa delle infinite transazioni che sono avvenute proprio perché Satispay ha preso piede. Quindi anche lì è un modo per dare per cercare di rientrare delle spese non preventivate di un servizio che tu stai offrendo, fondamentalmente. Esattamente, lì il problema credo sia stato un po' il modello di business, perché ponendo uno, diciamo, dei pilastri del tuo cash flow sul fatto che i clienti spendano, e comunque sia per ogni spesa tu devi ridare una parte attraverso il cashback, bisogna aver fatto molto molto bene i conti all'inizio, e bisogna essere sicuri delle proprie percentuali di crescita, perché altrimenti se ho delle percentuali di crescita troppo alte e delle transazioni medie che mi si abbassano, a quel punto ho dei problemi di flussi di entrata e quindi non ho più i flussi di cassa per poter pagare un servizio che sto dando. Però credo che siano dei ragazzi veramente in gamba, e sono riusciti a resistere all'avvento di Apple Pay, Google Pay e simili, e quindi penso che saranno in grado anche diciamo, risolvere i problemi che verranno lungo il percorso. Assolutamente, considera che chiesi al mio socio e co-founder di Fintech 24, Giulio Caudiano, di fare un'intervista ai ragazzi di Satispay, che abbiamo anche pubblicato, ed è stata fatta molto bene e molto chiarificante, soprattutto sui punti di come funziona il cashback, di come funzionano le fee, e quindi un po' del modello di business sottostante a Satispay. Allora, siamo arrivati al momento in cui abbiamo parlato di aziende, e quindi entriamo nel mondo proprio aziendale. In che senso? Quali sono ad oggi le aziende che si avvalgono dei servizi proposti dal mondo fintech, e quali sono questi servizi che oggi vengono offerti in Italia? Allora, dal punto di vista aziendale, diciamo che siamo ancora in una fase di maturità un po', diciamo che siamo ancora agli albori di un mercato fintech, quindi in qualsiasi mercato giovane ovviamente prima si passa dal consumatore più semplice, quindi il consumatore che non ha grandissime esigenze come il consumatore finale, e poi si passa a consumatori un pochino più, diciamo, skillati, chiamiamoli, che hanno esigenze un pochino più alte come le banche, come le aziende. Quindi effettivamente ci sono tantissime realtà fintech che si rivolgono direttamente alle aziende, ma è un mercato estremamente più complesso. Io faccio l'esempio, diciamo, le prime che mi possono venire in mente sono alcune fintech in Inghilterra che offrono servizi di investimento alle banche di investimento. Che cosa fanno nello specifico? Offrono servizi di analisi dei dati basati sull'intelligenza artificiale, sugli algoritmi, per andare a prevedere quelle che sono le fluttuazioni dei mercati finanziari. Utilizzando queste, diciamo, queste enormi ammasso di dati che vengono dai principali social network, o vengono da Google, o vengono, diciamo, da qualsiasi provider che possa fornirli, vanno a generare dei possibili segnali di ingresso e di uscita nei mercati finanziari.
ovviamente capisci che questi tipi di servizi vengono rivolti per forza ad una clientela estremamente selezionata, estremamente diciamo di alto livello, ovviamente. Sì. Una transazione che era avvenuta poco tempo fa era una startup inglese comprata da JP Morgan per la realizzazione di un software che si occupava esattamente di questo, quindi dell'analisi e dello studio dei dati. Allo stesso tempo un ragazzo che ha frequentato la mia stessa università, Luis Guido Carli di Roma, ha fondato in Italia e poi si è spostato in Inghilterra un fondo di investimento che si chiama Euclid, che si basa esattamente su questo tipo di approccio, quindi una nuova tecnologia basata sugli algoritmi, sulle reti neurali, che va a generare segnali di ingresso e di uscita nei mercati finanziari, soprattutto per quanto riguarda i Bitcoin, per andare a fare trading su Bitcoin. Wow. Capisci che è qualcosa di estremamente moderno, di estremamente intelligente e interessante, e è una cosa molto molto veramente all'avanguardia, tanto all'avanguardia che sono già stati, diciamo, sono entrati sotto l'area di Goldman Sachs a Londra, che ovviamente non si è fatta fuggire un gioiello tale. Assolutamente. Abbiamo visto un attimo il panorama internazionale, invece in Italia quali servizi offre il nostro piccolo mercato italiano a livello fintech per le aziende? Allora sì, diciamo che il principale servizio, ce ne sono effettivamente tanti attualmente, sono tutti per lo più rivolti a dei problemi che hanno le nostre aziende dal punto di vista legislativo. I due principali problemi che le fintech in Italia sono andate a risolvere sono stati quello delle fatture, perché c'è stato il grande boom delle fatture digitali e della fatturazione elettronica, quindi sono nate veramente tantissime startup che andavano a fare la parte di fatturazione e quindi si occupavano di tutta una parte di back-end che era estremamente complessa e che le aziende non volevano assolutamente occuparsi, e un'altra parte era quella del recupero crediti presso la pubblica amministrazione. È nata un'azienda assolutamente interessante, della quale adesso attualmente mi sfugge il nome, che si occupa esattamente di questo. Si accolla il debito da parte delle singole aziende presso la pubblica amministrazione e va a recupero, quindi presso la PA, nei tempi, diciamo, nelle ere geologiche che servono alla pubblica amministrazione per pagare quei crediti. Tu capisci che un'azienda non può aspettare 2, 3, 5, 10 anni per finire un contenzioso con la pubblica amministrazione, contenzioso che sai benissimo alla fine la pubblica amministrazione perderà e dovrà pagare, perché quell'azienda ovviamente è già morta da un po'. Esatto. Quindi che cosa fanno? Si accollano il debito, aspettano la fine di eventuali contenziosi, aspettano la fine di qualsiasi tipo di transazione che deve avvenire e recuperano con dei tempi più lunghi, dei tempi che si possono permettere di aspettare perché ovviamente ben finanziati. Un'altra piccola realtà, piccola fino a un certo punto, che è nata veramente da poco, che si è quotata in borsa, se non sbaglio, negli ultimi mesi, è Illimity. Illimity è una banca digitale, anche se chiamarla banca è effettivamente un po' riduttivo, fondata dall'ex ministro Corrado Passera. Questa banca si occupa nello specifico di investimenti e, per andare ancora più nel tecnico, si occupa dell'acquisizione di portafogli di NPL. Gli NPL sono dei non profit loan, quindi dei mutui, che sono mutui o finanziamenti di vario genere, che nel corso degli anni sono passati a sofferenze e quindi a crediti difficilmente esigibili, che le banche si trovano nei libri contabili. Quindi sono asset in perdita per le banche? Sono asset in perdita e non più recuperabili, quindi effettivamente sono a tutti gli effetti delle perdite. Okay. Però rimangono nei libri contabili delle aziende sotto forma di crediti deteriorati. Questi crediti deteriorati rimangono lì, abbassano tutti i quozienti della banca, abbassano qualsiasi tipo di percentuale, qualsiasi tipo di tier della banca, e sono dei problemi, delle problematiche che negli ultimi anni erano diventate veramente veramente complesse. Monte dei Paschi era il grandissimo esempio, che ne aveva circa 26 miliardi, e queste piccole realtà vanno a comprare questi crediti per una cifra ridicola, diciamo una percentuale del lordo, che può essere un 1%, e poi va a cercare di recuperare ciò che è recuperabile. In questo modo, come detto prima, viene un po' ripulito il rating della banca, quindi esatto. Le nostre banche a livello poi comunitario / internazionale diventano un po' più, hanno un appeal diverso, okay, per eventuali investitori dall'estero.
sia per eventuali investitori, sia a livello di percentuale di solidità, i tier 1, eccetera, i CET1, tutti diciamo quegli indicatori di solidità delle banche, e infine anche per gli stress test della Banca Europea, perché comunque Certo. sia sono cose che influiscono molto sulla solidità di una banca. Ci sono tanti fondi di investimento, tante altre banche che acquisiscono questi portafogli. Il Limit è stata una delle prime vere banche digitali e fintech startup che è entrata in questo mercato, perché effettivamente è nata negli ultimi 2 anni, se non sbaglio, o forse massimo 3, credo nel 2016, e ha partecipato alle prime transazioni di MPL proprio negli ultimi mesi, comprando un portafoglio da Banco Popolare di Milano. E attualmente andrà a cercare di recuperare parte di questo portafoglio pagato, ti ripeto, percentuali che vanno Irrisorie, dall'1 sì. Perché all'1,5% sul totale lordo. ha gli asset, diciamo, alle spalle per potersi permettere questo tipo Esattamente. di attività, anche perché, diciamola tutta, come ci hanno insegnato all'università, il denaro ha un costo di per sé, cioè Esatto. mantenere. Diciamo, il denaro in cassa costa di meno piuttosto che rinunciarci. Ovviamente, ovviamente. Ascolta, diciamo che con tutte queste innovazioni di cui abbiamo parlato, di tutti questi investimenti anche in atto, voglio fare un piccolo, come dire, aprire una piccola finestrella sul futuro, per cui vorrei chiederti. Secondo te, quali potrebbero essere i passi successivi del mondo fintech da qui ai prossimi 5, 10, 15, 20 anni? Allora, guarda, io devo dire di essere un grandissimo appassionato di tutto quello che riguarda la parte delle alte tecnologie dietro a questi servizi, oltre che un grande appassionato di finanza, ma anche un appassionato delle tecnologie che stanno dietro. E una delle tecnologie che mi ha, diciamo, sconvolto di più era quella che si trovava dietro una componente, diciamo, di robo advisory. Il robo advisory è una parte di asset management, o comunque sia di consulenza di investimenti finanziari, fatta da una intelligenza artificiale. Questa intelligenza artificiale cosa fa? Prende il capitale del cliente e lo investe autonomamente, senza che ci sia bisogno di nulla da parte della componente umana. Quindi effettivamente questa componente di intelligenza artificiale è totalmente autonoma rispetto all'utente. E io credo che una parte del futuro del fintech sia proprio questa, cioè servizi che vadano totalmente nella direzione di essere autonomi. Quindi io non ho bisogno di fare il bonifico per la rata della macchina, non ho bisogno di investire i miei soldi o di seguire le fluttuazioni del mercato, non ho bisogno di fare la parte dei pagamenti, eccetera, perché c'è qualcuno che se ne sta occupando per me. Un passo in questo senso, secondo me, lo sta facendo UniCredit con Buddy Bank, che è un servizio basato su intelligenza artificiale. Diciamo, è uno dei primissimi passi, secondo me, dell'industria finanziaria nel mondo dell'intelligenza artificiale, ma è un primo, diciamo, un primo trailer, secondo me, di quello che ci aspetta nei prossimi anni. Quindi avere qualcuno che si occupa totalmente della gestione della nostra vita finanziaria, ma qualcuno dietro al quale non c'è una persona umana, ma c'è un algoritmo, una rete neurale. Quindi avere un vero e proprio assistente personale che gestisca tutta la parte di accounting, tutta la parte di investimenti della nostra vita. Questo secondo me è uno dei passi verso cui andremo. Se invece ti devo parlare in maniera un pochino più generale del mercato fintech dal punto di vista economico, Sì. io vedo attualmente un grande interesse delle banche e dei fondi di investimento per le fintech. Negli ultimi anni c'è stato un enorme afflusso di capitali sotto forma di private equity, di venture capital, di M&A Sì. verso il mondo del fintech. Io credo quindi che attualmente siamo nel momento, diciamo, di scontro tra la realtà tradizionale e i nuovi competitor. Dobbiamo vedere chi riuscirà a spuntarla, se le migliaia di piccole startup che continueranno a crescere giorno dopo giorno, o se i grandi player che a forza di acquisizione dopo investimento riusciranno a spazzare il campo da tutte queste piccole realtà. Io credo che sarà, diciamo, un vero e proprio oligopolio nei prossimi anni tra grandi gruppi e piccole startup che veramente venderanno cara la pelle. Bene,
Allora, siamo arrivati in conclusione di questa puntata su il mondo fintech. Abbiamo parlato delle trasformazioni che sono in atto oggi, abbiamo parlato dei benefici che il mondo, il panorama fintech può portare al consumatore finale, abbiamo parlato di servizi, di applicazioni e, in ultima battuta, ma non meno importante, delle innovazioni e degli investimenti futuribili per quanto riguarda il nostro mondo di cui il nostro podcast porta il nome. Io ringrazio Michele, veramente ti ringrazio tanto per essere stato qui con noi. Grazie a te, È Tommaso, è stato stato un piacere. un enorme piacere. Mi auguro di risentirti presto e ti mando un caro saluto e alla prossima. Grazie Assolutamente sì, alla prossima. Ciao, ancora, ciao. ciao, ciao. Fintech 24, blockchain, mobile banking, criptovalute e investimenti digitali per comprendere innovazioni, pericoli e opportunità dell'economia del futuro.